molto l'appello del ministro Conte a incontrarci per riscrivere le regole per fare ripartire l'Italia. Ovviamente l'Italia può ripartire se si riparte dalla scuola, quindi l'incontro voluto dal ministro Azzolina con i rappresentanti delle province, rappresentanti dei comuni e della protezione civile è un incontro importante a cui noi parteciperemo, però da questo incontro aspettiamo degli impegni precisi. E siamo convinti che i soldi sulla scuola debbano essere presi proprio dal Recovery Fund. Sui 172 miliardi, almeno 10-12 miliardi devono essere investiti nella scuola. Perché? Perché devono essere investiti nella scuola per riaprire in sicurezza. Per riaprire in sicurezza abbiamo bisogno di non più classi pollaio, di non più classi con 30-35 alunni, ma 17-18 alunni per classe. Questo ci impone di andare a riprendere gli edifici dismessi, i plessi dismessi, ci impone di andare a recuperare quegli organici che sono stati tagliati. Ci sono stime anche all'interno del Ministero di aumenti di fabbisogno che servono ovviamente, le previsionali del 15-16%, stiamo parlando di 150.000 docenti ATA, un po' la richiesta che chiede ANIEF, e abbiamo bisogno di assumere tutti i precari subito ad agosto e non fare iniziare l'anno con più di 200.000 precari. Confiniamo nel buon senso da giurista del Presidente del Consiglio e del fatto che anche in Europa si vada verso questa strada. Per questo ANIEF partecipa anche agli incontri con gli altri sindacati europei sulla scuola all'interno della Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti, perché nei tavoli della Commissione Europea arrivino le stesse note. In tutta Europa bisogna ripartire in sicurezza, il documento del Comitato Scientifico, se non ha questi impegni del governo con risorse precise per la scuola, risorse umane e finanziarie, purtroppo rimarrà una lettera morta. E c'è bisogno anche di tutele giuridiche del personale e anche dei dirigenti, perché se le scuole devono ripartire, anche prima ANIEF ricorda che non erano in sicurezza, quindi ancora oggi lo sono di meno per il fatto dell'epidemia del Covid, anche se la curva ormai sta veramente diminuendo, ma dobbiamo far ripartire a settembre tutti sicuri, studenti, docenti, ATA, educatori e anche dirigenti scolastici.